dei controlli. Ecco, professore, esattamente oggi quanta gente è arrivata e che movimenti sono stati fatti? Ma già stamattina abbiamo un'affluenza notevolissima, abbiamo visto più di 50 persone, abbiamo già esaminato più di 50 persone, c'è in questo momento la dottoressa Nicolosi, veramente si sta caricando di un lavoro enorme. È una giornata importante che si ripete ogni anno già da diversi anni, io sono qua da 5 anni, ogni anno abbiamo aderito a questa giornata nazionale che, ricordo, è patrocinata dal Ministero della Sanità e anche dalla Presidenza del Consiglio. È una giornata organizzata da un'importantissima associazione di ricerca che è l'AIRS, appunto per la lotta alla sordità. Noi sappiamo che in Italia ci sono svariati milioni di persone affette da questa patologia e tanto si può fare sia in termini di prevenzione sia in termini di diagnosi e di trattamento. Avete dato un supporto particolare anche ad un giovane, mi diceva, che era un extracomunitario, che ha avuto un intervento particolare nel vostro Sì, questa è ospedale. una cosa molto carina. Nel mese di marzo, tra marzo e aprile, a Lampedusa è sbarcato un giovane immigrato di 15 anni, è stato affidato a un'istituzione catanese perché è un minore e da qui è nato il problema di una sospetta sordità. È stato portato nel nostro ospedale, è stata fatta diagnosi di una sordità neurosensoriale, quindi con una difficoltà anche verbale e comunicativa importante, ed c'era la necessità di protesizzarlo. Oggi diciamo che questi apparecchi protesici hanno una elevata tecnologia e quindi anche un costo elevato. Fortunatamente, grazie al supporto dell'azienda, che in questo caso è la Oticon, ci ha donato una protesi, abbiamo potuto consegnare la protesi al giovane immigrato tunisino che oggi, diciamo, riesce tranquillamente a colloquiare con i suoi connazionali e sta cominciando ad apprendere anche la lingua italiana. Una battuta rapidissima, chi deve effettivamente controllare l'udito? Solo chi ha problemi oppure anche chi ha qualche altro segnale? Ma diciamo, noi facciamo una prevenzione universale. Allora, innanzitutto i neonati lo dovrebbero fare perché ci sono delle forme genetiche molto importanti e la percentuale delle forme genetiche è elevata. Quindi nel nostro ospedale tutti i bambini che nascono in questo ospedale escono in seconda, terza giornata già con una valutazione audiologica. Poi i soggetti a rischio, ovviamente, e gli anziani, cioè chi va incontro a quelle forme di ipoacusia neurosensoriale fisiologiche. Quindi, così come c'è la presbiopia, esiste la presbiacusia. E quindi la popolazione anziana va sicuramente controllata. In più direi tutti quelli che prendono farmaci che possono dare tossicità all'orecchio, vedi i soggetti sottoposti a chemioterapia per trattamenti oncologici e inoltre tutti quelli che hanno patologie dismetaboliche come il diabete, l'ipertensione e altre problematiche.